Podcast Italia Network. Questo è un nuovo episodio di Intrepidamente, il podcast che genera scintille, ovvero spunti e idee per affrontare in modo intrepido la vita e i momenti quotidiani. Condivido con te ciò che ha acceso la mia mente e mi ha aiutata nel mio percorso di vita e di carriera. Senza pretendere di insegnare nulla, come lo farebbe un'amica con un vocale su WhatsApp. Pensi mai alla tua vecchiaia? Io spesso, soprattutto quando osservo le donne anziane della mia famiglia, e io ho avuto la fortuna di conoscere tutti i miei nonni e anche una bisnonna. Ora sono tutti morti, tranne una, mia nonna, si chiama Pasqualina, di 96 anni, che resiste tenace e intrepida. È la mamma di mio papà, ha avuto una vita a dir poco travagliata. Moglie di un contadino mezzadro, ha vissuto in una di quelle cascine con il cortile al centro e intorno i ballatoi, dove vivevano diverse famiglie. Sua suocera la comandava a bacchetta. Il marito ogni tanto, quando alzava il gomito, diventava violento. Non le era concesso allontanarsi da casa, se non per andare a pulire la casa del gioielliere del paese, per 4 soldi. Che servivano a sfamare, insieme all'agricoltura e all'allevamento, i 4 figli maschi. Le sue piccole grandi rivoluzioni sono state ottenere di muoversi in Vespa, veicolo che non ha mai abbandonato fino a 87 anni suo nati, ottenere di viaggiare ma solo per pellegrinaggi religiosi e solo quando la suocera è mancata, e i santuari mariani se li è fatti tutti, più e più volte. Poi, quando è morto anche mio nonno e lei è rimasta vedova, si è concessa anche di andare al mare con i pensionati del paese. Eppure mia nonna, nonostante una vita difficile, sorride sempre. La tiene su una fede incrollabile che ancora oggi si tiene ben stretta. Ma perché ti parlo di vecchiaia? Perché, soprattutto se sei donna, la vecchiaia diventa uno stigma sociale. C'è questa idea che siccome non sei più né fertile né avvenente, da donna diventi socialmente inutile. È qualcosa di atroce. Eppure il pregiudizio di età, che si chiama ageismo, dall'inglese age, età, è ancora molto presente, anche al contrario, ovvero quando ti considerano troppo giovane, ma di questo magari parliamo in un'altra puntata. Ho ascoltato un podcast meraviglioso, che mi ha aiutata a distruggere anche la minima briciola di questo pregiudizio sociale e dove ho trovato spunti talmente belli da farmi desiderare di compiere 80 anni domani. Si intitola Wiser Than Me, più saggia di me, con Julia Louis-Dreyfus, attrice famosa. Non so se hai presente la sitcom VP, Vice President. Beh, se no, googola. Comunque, Julia si è detta: ma perché non chiediamo alle ottantenni di oggi, più iconiche, che cosa vuol dire essere una vecchia gallina? Beh, ne sono venute fuori delle conversazioni illuminanti con donne intrepide del calibro di Jane Fonda, Isabella Allende, Diane von Furstenberg, per citartene alcune. Beh dai, non ti preoccupare, non ti spoilero tutti gli episodi, però ti racconto che cosa mi ha colpito in molte di loro. Numero 1. La consapevolezza di vivere una stagione della vita nella quale sentirsi finalmente libere. Tutte riferiscono di questa immensa sensazione di liberazione nel non dover più accontentare gli altri. Qualcosa che si rivela nelle azioni quotidiane o anche nelle scelte di vita più importanti. C'è chi dice che finalmente non si deve curare di avere l'outfit perfetto all'ultima moda, chi di non dover più pensare a diventare qualcuno, a dimostrare in qualche modo il proprio valore. Non devi più essere magra, grassa, bella, famosa, mamma, sexy,
umile, determinata. Tutte dicono che nella vecchiaia realizzi finalmente che puoi e devi essere solo te stessa. Il senso di colpa se ne va. La preoccupazione per il giudizio degli altri sparisce. Isabel Allende arriva a dire che ha tagliato perfino le relazioni noiose o dovute di parentela senza alcun rimorso. Che senso ha, si chiede, continuare a frequentarsi per forza se non c'è un reale e autentico sentimento, se non c'è nulla da spartire, insomma. Sembra quindi che quando il tempo ti sta per sfuggire di mano, arrivi quella chiarezza mentale che ti fa capire che cosa conta davvero ed è qualcosa di estremamente liberatorio. Ascoltando queste interviste ho pensato: ma perché aspettare di avere 80 anni e poco tempo davanti per vivere questa libertà? Perché? Perché non possiamo iniziare oggi, subito, a fare pulizia dentro di noi? Facciamo decluttering, si dice così oggi, no? Buttiamo via i sensi di colpa, le preoccupazioni del giudizio altrui. Proviamo a chiederci, ogni volta che facciamo una scelta, anche stupida, come mi trucco o non mi trucco oggi, ecco, proviamo a chiederci, ma perché lo facciamo? Perché se non lo facciamo verremo giudicate o perché davvero lo vogliamo fare? La stessa domanda si estende al lavoro, alle relazioni, alla dieta, all'acquisto dell'ennesimo paio di scarpe. Ti parla una che è stata nel buco nero del collezionismo di scarpe per anni. Che poi, collezionismo, vabbè, chiamiamolo col suo nome, era shopping compulsivo. Nel tentativo costante di colmare un vuoto di autostima, attraverso gli oggetti belli che mi mettevo addosso e che suscitavano tanta ammirazione. Ci è voluto un lungo percorso per fare spazio, per tornare all'essenza di me stessa e capire che potevo liberarmi da tante gabbie mentali. Magari questo te lo racconto in uno dei prossimi episodi. Isabel Allende racconta di aver scritto il suo primo libro a 40 anni. Quindi il successo, la fama, i riconoscimenti per lei sono arrivati sulla via dei 50, età in cui solitamente veniamo liquidate con un bello scivolo verso la menopausa e il decadimento fisico. E ascoltare la sua storia mi ha dato una grande carica, perché anch'io, con Intrepidamente, mi sono messa in gioco a 42 anni, dopo oltre 10 anni di carriera nel mondo della comunicazione del vino. All'improvviso ho scelto di cambiare strada. Ho sentito che a un certo punto della mia vita non avevo più bisogno di alzare il fatturato, ma di trovare un profondo significato in ciò che faccio ogni giorno. Molti non hanno capito la mia scelta, perché lasciare una carriera in ascesa dopo tutti gli sforzi che ho fatto per costruirmi una reputazione e un ruolo in un certo settore non aveva molto senso. In effetti ci ho messo 10 anni ad essere qualcuno nel mondo del vino. 10 anni tutt'altro che facili, da emigrata in un paese straniero, con una storia tribolata alle spalle, e magari te lo racconto nel prossimo episodio. Per ora ti anticipo che oggi, con Intrepidamente, ho ritrovato quel fuoco di quando avevo 20 anni e passavo 15 ore in giro in cerca di notizie per il quotidiano locale per il quale scrivevo, seguendo il mio sogno di essere una giornalista. Non mi accorgevo del tempo che passava, non mi importava di essere sottopagata, volevo solo scoprire storie e raccontarle. Oggi, a 42 anni, ho capito che non dovevo continuare ad aggiungere cose alla mia vita, ma dovevo eliminare tutto per tornare a quell'essenzialità, al fuoco della scrittura, del racconto, della condivisione. Le sagge intervistate da Giulia ci rivelano che per essere felici nella nostra vecchiaia dobbiamo lavorare di sottrazione. Dobbiamo buttare via tutte le sovrastrutture, le paure, i sensi di colpa. Dobbiamo tornare a vivere intrepidamente, ma con consapevolezza. Nella cassetta degli attrezzi di oggi mettiamo questo podcast, Wiser Than Me, che trovate su Audible e su tutte le piattaforme podcast. Ma voglio lasciarti con una bellissima frase che Jane Fonda cita nella sua intervista. L'ha scritta il poeta statunitense T.S. Eliot. We shall not cease from exploration. Non dobbiamo smettere di esplorare. And the end
Ma la fine di tutte le nostre esplorazioni sarà arrivare al punto di partenza e riconoscere quel luogo per la prima volta. Quello che chiamiamo inizio è spesso la fine. What we call the beginning is often the end. Got a psycho trapped within, can't contain her, crawling underneath my skin. She's got humor, she's just one of a kind, out of mind. Questo podcast è realizzato in collaborazione con Podcast Italia Network. Il montaggio e il sound design sono di Matteo Ranzi. Ti ricordo che puoi trovarmi sui social o scrivermi alla email nella descrizione dell'episodio, soprattutto se hai domande alle quali cercherò di rispondere in questo podcast. Intrepidamente è il nostro posto sicuro di confidenze, scintille e stimoli. Seguimi e attiva le notifiche per non perderti il prossimo episodio. E se ti è piaciuto, lascia una recensione.